Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di baby gang, violenze di ogni genere prodotte dai giovani. C'è un crescendo di casi anche di stupri, come quello come accaduto di recente a Palermo e a Caivano. E ne parliamo con Mario Rusconi, presidente ANP Roma. Buongiorno Rusconi. Buongiorno, grazie dell'invito. Rusconi, il governo ha appena approvato un decreto che contiene misure contro la criminalità giovanile. Vi sono delle preclusioni, dei divieti che vanno dall'utilizzo dei telefoni cellulari, si passa anche dall'inibizione dei siti internet con contenuti pornografici e soprattutto si sta andando, ora bisogna capire bene quali sono i contenuti di quanto approvato dal Consiglio dei Ministri, però anche verso c'è questa tendenza di andare verso l'imputabilità dei minori addirittura dai 12 anni in su. Ma questo inasprire le pene, secondo Mario Rusconi, è efficace, basta per reprimere, risolvere e contrastare questa triste tendenza in atto? Ma guardi, io penso che di fronte a fatti che ormai stanno verificandosi sempre più con un crescendo esponenziale che mettono a repentaglio naturalmente non solo l'incolumità delle persone, ma anche il benessere dell'opinione pubblica, sia necessario intervenire, far finta che le cose possano essere nascoste sotto il tappeto come la polvere, sicuramente è un fatto negativo. Naturalmente noi riteniamo che non solo eventuali misure, chiamiamole col loro nome, repressive, possano essere, diciamo, valide se ben congegnate, ma riteniamo che debbano essere necessariamente accompagnate da misure lungimiranti di tipo formativo. Cioè, in poche parole, è già previsto dal codice penale che il genitore che non manda il figlio a scuola venga sanzionato. Adesso mi sembra una multa di tipo ridicolo, per cui è importante che invece nel codice penale si preveda qualche cosa di più, incisivo. Ma questo Rusconi, non la vale. interrompo. Certo che non basta, la interrompo. Uno dei provvedimenti, ripeto, stiamo parlando di una bozza approvata, quindi potrebbe cambiare, però sembrerebbe che sia proprio quello di prevedere il carcere fino a 2 anni per le famiglie che negano la scuola ai propri figli. Ma io penso che si tratti soprattutto di un deterrente, perché adesso come adesso le misure previste dal codice penale, perché ripeto, già è inserita nel codice penale l'evasione scolastica perpetrata in qualche modo dai genitori, noi speriamo appunto che siano delle misure di tipo incisivo, ma soprattutto che abbiano un carattere di deterrenza. Fermo restando, ripeto, che non bastano misure repressive, che devono essere necessarie, a mio parere, sia pure modulate in rapporto all'età degli studenti, alle situazioni socio-economiche, socio-familiari delle famiglie, ma devono essere necessariamente accompagnate da misure, ripeto, lungimiranti di tipo formativo, vale a dire le scuole devono avere più insegnanti, devono avere più psicologi, devono avere più un insieme di ambiti istituzionali, per esempio nell'ambito della ASL che possono supportare il lavoro delle scuole. Teniamo presente che gli insegnanti non sono degli assistenti sociali o degli psicologi, hanno necessità appunto di avere un supporto da parte di queste istituzioni. Poi bisogna fare in modo che nel territorio dove si opera, un po' in tutti i territori, funzionino le biblioteche, funzionino eventualmente spettacoli per i ragazzi, che la scuola sia aperta mattina, pomeriggio e sera. Cioè queste misure di tipo repressivo di per sé non cambieranno l'assetto della situazione negativa, necessarie ma non cambieranno più di tanto se non vengono accompagnate da misure di tipo formativo che naturalmente non riguardano solamente gli attori della scuola, presidi, insegnanti, bidelli, eccetera, riguardano tutto un contesto territoriale. Noi speriamo che questo avvenga. Certo, il progetto Agenda del Sud prevede anche un aumento degli insegnanti. Può aiutare soprattutto in certi territori? Ma secondo me sì, perché noi sappiamo che un certo numero di insegnanti, una volta per esempio quando era il periodo delle cosiddette vacche grasse, c'era anche il doppio insegnante in classe che supportava l'insegnante curricolare. Cioè è necessario che nel sud ci siano più insegnanti di sostegno, ma voglio dire che per esempio per gli insegnanti di sostegno noi dobbiamo avere insegnanti preparati. Da troppi anni mancano i corsi di sostegno, manca soprattutto un interesse attivo dell'università per
per venire incontro alle necessità della scuola. Spesso si dice la scuola cosa fa, io mi permetto di dire cosa fa l'università per supportare con la sua ricerca e con la sua collaborazione tutte le iniziative della scuola stessa. In più la scuola deve essere aperta mattina, pomeriggio e sera, ripeto, e poi bisogna intervenire sull'anello debole della scuola, che è la scuola media, perché la scuola elementare funziona abbastanza bene, la scuola superiore ha altri problemi, l'anello debole è la scuola media, e su questo naturalmente ci sono fior fiori di scritti di persone, di pedagogisti, di persone che si interessano dell'argomento a livello organizzativo, e quindi bisogna avere il coraggio di cambiare, perché poi questi ragazzi che delinquono, che vanno nella tossicodipendenza, che vanno nella criminalità organizzata, soprattutto nel sud, sono ragazzini per lo più di scuola media. Ecco che è l'anello debole che va sicuramente rinforzato. Rusconi, il ministro, probabilmente attraverso un disegno di legge che però si presuppone possa essere approvato non prima del prossimo anno scolastico, intende dare maggiore peso al voto di condotta, intende introdurre delle sospensioni delle lezioni attraverso il recupero dei ragazzi e quindi portandoli ai lavori socialmente utili. Per questi ragazzi particolarmente ostili allo studio e per ragazzi caduti nella devianza minorile può essere un, come dire, un deterrente e può essere comunque anche una modalità educativa per poterli anche così, come prevede proprio la nostra Costituzione, recuperare. Ma guardi, il provvedimento che viene, diciamo, adesso auspicato e portato avanti da Valditara tiene conto, tra l'altro, di una miriade di esperienze già, diciamo, consolidate in moltissime scuole italiane. Io le posso dire la mia esperienza, che di fronte a ragazzi che commettevano degli illeciti abbastanza consistenti, anche attacchi alle persone, ai compagni, così via, episodi di razzismo, siamo sempre intervenuti, per esempio mandandoli a lavorare alla Caritas, mandandoli negli ospedali, soprattutto dell'infanzia. Cioè, in poche parole, è importante che la scuola abbia anche questo afflato con le istituzioni di sostegno esterne, perché i ragazzi devono capire che quando commettono qualche cosa di disdicevole a livello anche in qualche caso delinquenziale, come è successo in alcuni momenti, la scuola è pronta ad aiutarli per il loro recupero anche andando al di là della scuola. Per fare questo naturalmente ci vogliono protocolli d'intesa ben congegnati con l'esterno. Rusconi, una delle richieste da parte degli insegnanti, di molti insegnanti anche addetti ai lavori, è quella di motivare di più il corpo docente pagandolo meglio. È d'accordo? Beh, io sono d'accordo, cioè gli stipendi degli insegnanti italiani sono agli ultimi posti nella graduatoria europea, avendo pure un tenore di vita in Italia piuttosto alto rispetto a paesi ad esempio come la Spagna, che paga meglio. Però c'è un problema al di là di questo, degli insegnanti, che molti laureati del sud che sono costretti o decidono di andare al nord perché c'è più lavoro, ci sono più studenti, e non riescono ad andare perché con uno stipendio di 1200-1300 euro si e non riescono a pagare una stanza in affitto e a pagarsi qualche cibo al fast food. Quindi è un problema che da affrontare senza nessuna gabbia ideologica. Si è parlato di gabbie salariali, io parlerei di gabbie ideologiche. Bisogna essere un po' più anglosassoni, i problemi si affrontano su dati della realtà. Nel nord la vita è molto più cara, gli insegnanti, che sono soprattutto del sud e devono lasciare con dolore la loro casa, hanno necessità di essere maggiormente assistiti, fermo restando che poi tutti gli insegnanti dovrebbero essere pagati più e meglio. Bene, io chiuderei con un commento alle parole di Matteo Salvini, vice premier, esponente massimo primo della Lega. Un 14enne che uccide, rapina o spaccia deve pagare come paga un 50enne. È giusto? Ma guardi, non ho quel tipo di competenza a livello, come dire, giuridico e di giustizia. Ritengo che per quanto riguarda i ragazzi debbano essere messi in campo tutti una serie di iniziative perché non arrivino a delinquere. La scuola può farlo da solo, la scuola non lo può fare. È necessario che noi saremo felici e contenti noi della scuola nel momento in cui non solo un dodicenne, ma un quattordicenne, un sedicenne non commettesse più reati tali da far intervenire il codice penale. Per fare questo le istituzioni politiche e quelle anche generali, l'università, i sindacati eccetera, devono essere concordi nel portare avanti delle riforme lungimiranti.
tanti. Non sempre questo avviene perché spesso la scuola è stata scambiata nel nostro paese come un ring su cui le varie forze politiche o sindacali si confrontano, avendo come obiettivo il proprio successo, avendo molto meno come obiettivo la formazione dei nostri ragazzi. I nostri ragazzi hanno bisogno di ascolto e hanno bisogno da parte delle istituzioni di lungimiranza culturale, professionale, aggiungerei anche emotiva da parte degli adulti. Bene, bene, ringraziamo Mario Lusconi, presidente ANP Roma.